questo fine settimana non c'è da telefonare né da provare a entrare con l'app. Tintarella, tuffi e bagni. Da domani, venerdì 29 maggio, inizia nelle Marche la stagione della balneazione. Ad Ancona i tratti di spiaggia libera saranno fruibili liberamente, compresi dunque Porto Novo e Mezzavalle. I due tratti per cui il comune di Ancona ha previsto la necessità di prenotazione di stalli per ombrelloni e posti teli mare tramite app, ma l'applicazione iBeach individuata entrerà in vigore soltanto a partire da giovedì 4 giugno, dopo dunque una settimana di sperimentazione. Rimane la raccomandazione di usare prudenza e distanziamento. Occorrono 3 metri e mezzo da ombrellone ad ombrellone, 2 metri da telo a telo e 1 metro tra persone, anche in acqua. E se uno arriva a una certa ora a Mezzavalle o a Porto Novo e si accorge che è tutto pieno, non è piacevole, ma bisogna che eviti di fermarsi lì. Per questo primo fine settimana di mare non mancheranno i controlli dei vigili urbani del servizio di steward che il comune ha acquisito tramite bando. Per questo fine settimana, solo per questo fine settimana, a Porto Novo e Mezzavalle non ci saranno gli hostess o gli steward, come dite voi, ma comunque un controllo ci sarà, non poliziesco, non con l'obiettivo di fare le multe, da parte dei vigili urbani, della polizia locale. Sulle spiagge nord, quindi Collemarino, Torrette, Palombina, ci saranno anche gli steward. Nel computo degli spazi a disposizione, nelle spiagge libere di Porto Novo, il comune ha deciso di riservarne una porzione, lato chiesetta, per i turisti che alloggiano nella baia. Una strategia però non condivisa dai comitati Mezzavalle Libera, Porto Novo per Tutti, Circolo il Pungitopo, Comitato Mare Libero, Forum Paesaggio Marche, Italia Nostra Ancona e dal consigliere comunale Francesco Rubini di Altra Idea di Città. Sui 1200-1300 posti persona delle spiagge libere di Porto Novo, 30 o 40 posti persona, che può significare 8-10 posti ombrellone, siano in termini di prenotazione riservati ai turisti. Turista ogni 400 residenti in Ancona, che è la condizione minima per poter vendere, diciamo così, la location Porto Novo in una situazione straordinaria come questa, ovviamente.